John Borno, regà, John Borno, John Borno, John Borno, mancano 3 minuti, ma questi 3 minuti me li voglio guardare tutti insieme a voi. Ve lo giuro, stasera va così. La giornata più bella di campionato e il finale di campionato più bello a livello di intensità che io ricordi da quando faccio video su YouTube. Livello altissimo, fine campionato di altissimo livello, la Roma ha pareggiato da poco con il gol di Mkhitaryan, 2-2. In questo momento la Roma andrebbe in conference, il Sassuolo sarebbe fuori nonostante sta vincendo con la Lazio 2-0. La Lazio ci fosse una parte che la Lazio, parte la Lazio non aveva giocatori, va bene, ok, va benissimo, però comunque ci fosse un altro ci fa un favore, mai, Murici, penso che se mi candido la Lazio mi prende al posto di Murici, veramente non la butta dentro manco Coleman, manco Colemani. E nel frattempo si gioca soprattutto la lotta Champions. Il Milan sta vincendo 0-1 con l'Atalanta, ragazzi. Milan che vince 0-1 con l'Atalanta grazie ad una rete su calcio di rigore, a mio modo di vedere nettissimo, che appunto che si trasforma in gol. Diciamo una cosa importante, Gasperini si è lamentato per il rigore, per me il rigore c'è. Per me prende il piede, quindi io il rigore l'avrei dato. Poi ovviamente ognuno la pensa. Ma il golino sta a fare una cazzata, la pensa un po' come gli pare, va bene, io il rigore sinceramente lì l'avrei dato, il Milan che segna su quel calcio di rigore, che poi prende un palo, non mi ricordo con chi, forse con Calabria, prende un, no, con Leao, mi ricordo, prende un palo che va pian pianino a prendere, a beccare appunto il legno, con Leao che già mezzo esultava. Adesso il Napoli sta attaccando, vi spiego la situazione, la Juventus sta vincendo 1-4 contro il Bologna, la Juventus ha già vinto praticamente. La Juventus giocano senza Ronaldo, così all'improvviso, senza sapere né leggere né scrivere, ha preso, si è buttata dentro senza Cristiano Ronaldo, gliene è fregato manca Lukaku. Fatto sta che la Juventus il suo compito lo sta facendo, ma potrebbe sempre non bastare. Se il Milan sta vincendo, tanta attenzione che qua. Ma. Mazzaparola ha fatto una rovesciata, ragazzi, ha salvato il 3-0 del Sassuolo. Bravo Parolo, che vi posso dire, tanto mo' io fan. Mamma mia, l'ammiraglio di Stracoscia. Comunque, stavo dicendo. La Juventus sta vincendo 1-4 col Bologna, quindi la Juventus ha già vinto. Ha vinto, ma potrebbe non bastare. Potrebbe non bastare se il Napoli dovesse riuscire a trovare il gol dell'ultimo minuto. Napoli, Verona, sono fermi sull'1-1, adesso sta attaccando il Verona. Attenzione, palla dentro che spiovette, spazzata. Il Napoli addirittura adesso sta difendendo, mancano 3 minuti alla fine. È clamoroso quello che stiamo vedendo, ragazzi, è veramente clamoroso, ma è veramente, veramente clamoroso. Una cosa che mai, mai, mai mi sarei aspettato di vedere a questo punto. Cioè, ovviamente uno dice, vabbè, l'ultima giornata che c'è tutto in gioco ci sta. Ma addirittura pensare che all'ultimo minuto. Oh! Se stanno a menare a Bergamo! Krunic sta per terra e si stanno a menare a Bergamo. Che sta succedendo? Rosso per qualcuno? Vediamo. Rosso per? Rosso per? Deron. Rosso per Deron, ragazzi. Risso. Che testa di cazzo, Deron. Ha dato una spallata all'arbitro, Deron, ragazzi. Questi gli danno 5 giornate. Ma perché? Ma perché ti deve rodere il culo? Io non capisco, no? Allora, io capisco benissimo fare la partita della vita, è giusto. Cioè, è giusto, se no. Guarda lo Spezia, ci ha rotto i coglioni da morire. Italiano sarebbe entrato in campo, avrebbe dato un mozzico qua all'arbitro sul 2-2. Ci sta, ok? Va bene, fai la partita della vita. Però un conto è fare la partita della vita. Ma sei già passato, ma perché questo nervosismo che ti porti dietro? Fammi vedere che è successo qua. Palla dentro. Mi sa che è rigore per il Milan. Rigore per il Milan, ragazzi. Rigore per il Milan. Il Milan è un passo da concretizzare la Champions. Il Milan è un passo da concretizzare la UEFA Champions League. Va che sì sul dischetto. Va che sì sul dischetto. La vediamo in diretta. Mamma mia, ragazzi. Che finale pazzesco. Che finale pazzesco, ragazzi miei. Mamma mia. Mamma mia, che sì sul dischetto. Batte. In corsa lentissima, tiro gol 2-0. Il Milan è in Champions. Il Milan è in Champions League. E adesso è tutto tra Napoli e Juventus. E il Napoli sta continuando ad attaccare. Attenzione dall'altra parte. Il Napoli, tiro centrale. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Allora, il Verona sta facendo una partita pazzesca. Ripeto, ovviamente anche il tifoso del Napoli gli girerà il cazzo. Ma ci sta che gli giri il cazzo perché il Verona sta facendo la partita della vita. Però,
come l'ha fatta il Cagliari con il Milan, la sta facendo oggi il Verona con il Napoli. È normale, ci sta, ragazzi. Se una squadra vuole, diciamo, rendere omaggio al campionato che sta disputando, se vuole rendere omaggio alla Serie A, deve farlo. Pensate, ovviamente, amici del Napoli, se al contrario voi foste nei panni della Juventus, quindi state vincendo a Bologna e qua ci fosse la Juventus, se voi vorreste vedere l'altra squadra fare la partita della vita, la Juventus sta vincendo. Se segna il Napoli però, la Juventus è fuori. Se il Napoli non segna, la Juventus è in Champions, mancano 20 secondi e c'è un pallone a spiovere. Mamma mia ragazzi, mamma mia ragazzi, ma poi non so nemmeno che cazzo stava facendo la Roma, non l'hanno più fatta vedere su diretta, sugli ultimi 5 minuti mi sta venendo il ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, palla dentro, attenzione, resta lì, chi è, Lozano, sponda, palla dentro, colpo di destra, è finita, il Napoli è fuori dalla Champions, clamoroso, clamoroso ragazzi. Clamoroso, dopo veramente un girone di ritorno pazzesco, dopo un girone di ritorno clamoroso, dopo un girone di ritorno in cui il Napoli ha distrutto, distrutto qualunque cosa gli capitasse a tiro, il Napoli impatta contro l'Hellas Verona, finisce 1-1. Tra l'altro si fanno anche riprendere, è stato qualcosa di pazzesco. Quest'oggi ragazzi è successo di tutto, è successo ente la qualunque. Il Napoli non va in Champions, ci va il Milan, ci va la Juventus, meritato a mio modo di vedere per il Milan, meno meritato per la Juventus. Io penso che la Juventus non lo meritasse, però io, raga, non è che la gufo, erano 15 giorni, dice, secondo me il Napoli alla fine qualche punto per strada lo perde. Non mi aspettavo di Calaria che perdesse proprio gli ultimi, a tanto così non me l'aspettavo. Ormai, ormai il Napoli doveva vincerla, e il Napoli c'ha tutti i rimpianti del mondo, tutti i rimpianti del mondo se li porta appresso, perché uscire dalla Champions, non andare in Champions dopo questo girone in questo modo, secondo me è qualcosa di veramente impensabile, ma impensabile. Non so cosa abbia fatto la Roma alla fine, non me l'hanno fatta più vedere, magari se la regia ci dice un paio di cosette sulla Roma sarei anche contento, ma è finito tutto, non hanno fatto più vedere niente. Credo che siamo in Conference, credo che siamo in Conference, fatemi dare un'occhiata. 2-2 è finita, sì, il Sassuolo ha vinto 2-0, quindi siamo in Conference, quindi siamo in pensate, siamo in Conference, ok, meno male, abbiamo salvato la faccia, almeno questo ragazzi, almeno la faccia l'abbiamo salvata. Ma è clamoroso, è successo di tutto e è il contrario di tutto, pazzesco. Inter 91 punti, Milan 79 punti, secondo in classifica, chiude secondo il Milan, bravi. Atalanta 78 punti, Juve 78 punti. Queste sono le quattro squadre che vanno in Champions. Il Napoli con 77 punti non riesce ad andare in Champions. Due punti dal secondo posto, quei due punti che perde oggi, perché se avesse vinto avrebbe agganciato il Milan al secondo posto e gettato fuori la Juventus. Clamoroso, clamoroso ragazzi.